Ciao Pietro, siamo qui al parterre della discesa libera maschile di Santa Caterina per la prima volta una gara di Coppa del Mondo maschile sulla pista Deborah Compagnoni. Come vedi questa giornata? Cosa ci puoi raccontare? Ma la giornata è bellissima, a parte che non c'è il sole, però comunque è una bella atmosfera proprio perché c'è tanta gente. C'è tanta gente e quindi penso proprio che sia riuscita. La gara tutto sommato sta andando molto bene, ci sono dei passaggi tecnici, poi è entusiasmante perché ci sono continui cambiamenti da intermedi velocissimi a poi degli errori, quindi anche gli atleti trovano questa pista molto difficile da interpretare. Peccato proprio la parte alta che non... a causa del vento non si è potuto disputare proprio per quello e quindi si toglie una parte in più di questa bellissima discesa. Comunque un applauso a tutti perché saranno stati tutti bravi a organizzare questa bellissima manifestazione. Grazie Pietro. Ciao Peter, siamo a Santa Caterina per la discesa libera. Come hai trovato la pista oggi? No, la pista devo dire che era perfetta, preparata bene, molto dura, molto, molto bella, hanno lavorato veramente bene, a me piace anche la pista, è molto tecnica, peccato che sono partiti in cima, anche se per me oggi è un vantaggio perché comunque non sono più le forze, ieri pomeriggio mi è arrivato un'influenza e tutta la notte ero un po' in brividi a letto, però per quello non ero al 100%, sono contento che siamo partiti su perché la forza non bastava, ma comunque sopra sarebbe stato il pezzo che piaceva più a me. Grazie. Ciao Christoph, siamo a Santa Caterina per la Coppa del Mondo di discesa libera. Come hai trovato? Davvero? Come hai trovato la pista oggi e soprattutto come ti senti? Beh, era un grande peccato che non siamo partiti da su in cima, era un peccato per me, era un peccato per tutta la gente che è venuto qua e per tutti i telespettatori, perché purtroppo loro quindi non sapranno che spettacolo che c'era a partire da su in cima. Peccato. A livello di salute come stai? Sappiamo che eri un po' influenzato. Purtroppo ho già passato dei giorni migliori, però adesso intanto abbiamo 3 settimane di pausa, quindi avrò tempo per recuperare. I problemi veri sono diversi. Grazie Christoph. Prego, ciao. Hi Travis, congrats for today. Thanks. How is Santa Caterina slope for you? The snow was perfect today. It was like real winter snow, and it's nice to ski on that kind of snow. It wasn't like Val Gardena last week was kind of rotten man-made, and this is like full winter, cold snow. Really, really fun to ski. I liked it a lot. Yeah. And what can you say about Santa Caterina place? I really like here. The mountains are really big, and a lot of the places we go to, they're not as big as this. These are amazing mountains, and there's glaciers on the tops of the peaks, and just big mountains. And I love being in this area. Like, the bigger the mountains, the happier I am. Thank you so much, and congrats again. Hi, Matthias. Congrats. What do you think about the I like the slope, especially in the first sector. I really love skiing there. It's fast and it's technical. It's a difficult downhill race. I would love to go ahead and experience this. This is the time for Santa Caterina. What do you think about the place of Santa Caterina? Of course I like this area, especially we don't have snow in Austria, we come here, they have a lot of snow and it's often snow. Yes, thanks for having me at the snow. Ciao Dominic, siamo a Santa Caterina. Oggi è una giornata molto positiva per te sulla pista Deborah Compagnoni, cosa ci puoi raccontare? Sì, ho provato ad andare sui limiti oggi perché non era facile, oggi arrivare sul podio per quello. Ho provato, mi è andato tutto bene senza grandi errori e sono contentissimo di aver fatto questo podio. In questa stagione ti stai confermando sul podio come migliore italiano? Cosa ti che emozioni hai in queste giornate? Ma io ci provo sempre a dare il massimo nella gara e il feeling è molto bene sugli sci, mi sento sempre bene, sicuro e posso spingere abbastanza e quando si fa i risultati la soddisfazione è grandissima. Grazie. Va bene, grazie.